E buonasera, buonasera, buonasera. Siamo di nuovo live con The Last of Us, il primo. Continuiamo il nostro ripasso prima del 2. Tra l'altro, ieri sera c'è stato lo State of Play di Sony dedicato al 2. Secondo me molto molto interessante. Proprio oggi ho scritto un pezzo, uno speciale dedicato a questo State of Play di ieri sera, anzi magari adesso ve lo linko qui in chat. E insomma, c'è tanta curiosità, tanta voglia anche proprio da parte mia di metterci le mani sopra a questo secondo, questa parte 2 di The Last of Us. Nel frattempo ripassiamo questo primo capitolo. Siamo arrivati a Pittsburgh. Siamo arrivati a Pittsburgh con l'auto che ci ha aiutato Bill a sistemare. Bella Jacopì. Salutiamo il buon Jacopino. Siamo arrivati a Pittsburgh, dicevo. In realtà siamo ormai quasi fuori Pittsburgh. E niente, continuiamo. Ma faccio un breve riassunto, l'ho fatto anche le altre volte. È un gioco che parla di una pandemia legata a un virus che trasforma gli esseri umani sostanzialmente in zombie, più o meno. Il gioco è ambientato 20 anni dopo lo scoppio della pandemia, quindi siamo attorno al 2030, perché la pandemia scoppia nel 2013, quindi siamo al 2033. Circa, poi insomma il gioco non è precisissimo nello spiegarlo. Joel, il nostro protagonista, ha perso una figlia all'inizio allo scoppio della pandemia, durante i tumulti. Insomma, la figlia, una ragazzina, è stata uccisa da un militare. E adesso si è ritrovato suo malgrado in questa missione con questa ragazzina Ellie, per scortarla. In teoria, questa ragazzina potrebbe essere la fonte del vaccino, della cura, insomma, contro questo virus. E la speranza di Joel è proprio quella. E insomma, si è trovato suo malgrado appunto a doverla portare in salvo. Non so perché ci sta mettendo così tanto a caricare il salvataggio. Eccoci, perfetto. Ah. Andiamo.
Vi Eccone un ricordo. altro. Ecco un altro cosa. Qui un poster della serie. Manifesti L'alba dei ovunque. lupi. L'ho visto poco prima dell'epidemia. Davvero? Alla fine lui la sventra. Nessuno viene sventrato. È un filmetto per ragazzini. Chi ti ha trascinato a vederlo? Non lo so. Concentrati, ok? Va bene. Chissà. Chi l'ha trascinato a vederlo? Stavo dicendo, dico, vi ricordo che continuiamo The Last of Us tutti i lunedì e mercoledì a quest'ora, alle 9. Eccezionalmente questa settimana stiamo andando di giovedì perché ieri c'era lo State of Play di Sony dedicato a The Last of Us 2, non aveva molto senso, insomma, occupare la stessa sera, Siamo anche d'accordo. perché lo abbiamo seguito anche noi di For News, lo State of Cazzo di Play. cane! È tutto ok, solo giù la testa. Neanche per sogno. Vieni. Continua. Non lo so, vedi. Prova con 25. Te lo giuro. Hai 25 barattoli di bacon. Beh, 24. Ne ho appena finito uno. E come hai 24 barattoli di bacon? Erano in un vecchio armadietto militare nell'hotel. Io e Ruben l'abbiamo trovato per terra. E ce lo siamo diviso a metà. Quella roba è ancora buona. Quando le farai? Perché? Secondo te ne voglio un po'. Sì, ma no. Ah, ma La il settimana camion. scorsa ti ho Ma il salvato dal camion non mi clicker. vede. Che penseresti? Avrei dovuto Troppo lasciarti vicino. crepare. Ne sarò un po' se smetti di parlare. Datemi anche qualche feedback sull'audio, magari. Se il volume del mio microfono va bene, se il volume del gioco va bene. Se si sentono rumori di fondo. Ok, lui è di Hai spalle. sentito? Amico, veniva da... Che è successo? Figlia di puttana! Lascialo stare! Lascialo stare! Grazie. Oh, merda! Un po' di rumori di fondo ci sono. Lo immaginavo in Merda, dove è realtà. andato? Dov'è quel tizio? Ma come fa a non vedermi? Dov'è quel tizio? No, in realtà comunque sui rumori di fondo non ci posso fare nulla perché c'è gente qui a casa mia. L'unica cosa potrei abbassare un po' il volume del microfono. Però, insomma, se è sopportabile evito, non vorrei che poi magari non mi si sente bene. Nella speranza che il mio contributo vocale alla live sia degno di attenzione. Direi che questo camioncino mi ha visto un po'. O comunque, boh, in qualche modo sa dove sono. No, meglio il tubo. Anche se già è un po' usurato. Ma non capisco, il camioncino è andato indietro dopo avermi visto, tipo. Non credo mi abbia proprio visto. Però mi è andato indietro comunque, si è spostato. Ah, qui c'è un altro tubo sano, perfetto. Prendiamo quello sano. Tranqui, tranqui, va bene. Tranqui funky. Bro. Fratelli, ho preso il muro, fratelli. Oh, come cazzo fa a sapere dove sono questo stronzo? Scarso, scarso ti sarai tu. Non si sente un cazzo! Il cane.
Boh, non sparare. Oh! Vaffanculo, va. Bam, bellissimo. Me la pagherai. Una pista 10. Vaffanculo. Senti. Ma che cazzo mi rompo? Oh, non morivo un colpo di shotgun. Maledetto. Ellie, coprimi. Sul muro, proprio lì. Se non cogliete la, il riferimento ho preso il muro fratelli, vi consiglio di cercarlo su YouTube per farvi le risate. Joe è il super uomo, assolutamente. Soprattutto notare la mira del camioncino, del tizio al camioncino. Oh, ma si muta. Non sapevo che mi seguisse anche qui nel vigor. Mi vuoi seguire anche sulle scale, camioncino di merda. Doveva andare così, doveva andare così. Sì, poi l'ho recuperato il video. Come avrei capito, gli avevo via. Io ho preso il muro. E ho riso tanto. Citazione colta, assolutamente. Assolutamente, di un certo spessore. E dico fermati. Per favore, mettete il link in chat, così chi non l'ha visto se lo recupera. Ora il camioncino mi riprende a sparare, easy. Li abbiamo seminati, credo. E ora? Puoi passare di qua, sì? Immagino ci saranno nemici qui. Oh no, forse no. No, vabbè, lo uso dopo il maledetto. Munizioni, magari un po' di munizioni. No, niente, va bene. Come non detto. No, di qua non si scende, ma si continua di qua. Si scende dopo il muretto, giustamente. Aia. Gli sbirri ci sono. Non possono vederci. Non possono vederci, sono orbi, non possono vederci. Orbi, no, orbi mi sa che non è italiano. Vabbè, avrete capito. Che cazzo? Cingati! Joel! Aspetta, aspetta! Joel, fermati! Che ha pugni? Guarda! Lascialo stare. Calma, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Oh. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada. Seguitemi. Scusa per la storia dell'arma. Non preoccuparti, anch'io avrei fatto lo stesso, probabilmente. Da dove vieni? Da Hartford. Davvero? Ho sentito che laggiù le cose non vanno bene. I niggaz. Riccardo, vedi che se cominci a fare il razzista, ti dico che sei laziale, eh?
è che Lazzari sono tutti fascisti. Te lo dico, eh. Ti avviso prima. Non mi fare essere stronzo con i laziali. Poi in questo momento il razzismo con i neri è anche argomento delicato, eh. Dico, avrete visto tutti quel Facciamo video. Facciamo attenzione. Siamo molto poco a carino. Posti di guardia. Ma vabbè, lasciamo stare. C'è un libro. Molotov potenziate. Bello. Vabbè, dettagli. E qui c'è una TV. TV. Però ho detto come Homer Simpson. Va bene. Non c'è nulla. Possiamo andare. Ho preso il muro, fratelli. Mica tutti, io sono tuo e tua figlia. Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, è una bella cosa. Allora siamo proprio un pugno di amici. Va bene. Bene. Ma tipo... il coltello, ok, lo posso fare, che non si sa mai. Belle queste munizioni, utili. Canta, è contenta lei. Bella da lei. Datemi tutte le munizioni. Dai, levatevi dalle palle, sempre in mezzo sono. Questa secondo voi è una TV gigante? Boh. Non so. Scooby-Doo Papa. Aspe, ma l'avete visto nello State of Play di ieri? Che c'era quella che giocava a Hotline Miami. E c'era la canzone, il pezzo di Hotline Miami, bellissimo. Quelle sì che sono citazioni. Altro che ho preso il muro, fratelli. Citazioni di un certo livello. Aspettate, fate silenzio. Fate silenzio. Via dalle finestre. Di camion ci tallona da quando siamo arrivati in questo. Sam, che cosa fai? Niente, lascialo lì. Transformers. Il mio zaino è praticamente. È la pula, no, sono i bastardi. Non pesa niente. La regola qual è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Ora andiamo. Oh, vice, vedi che Rick è laziale, digliele due paroline. È lontano questo posto. Ci siamo quasi. Manca poco. Bella sta ambientazione, tipo Asilo Nido. Molto dettagliata, molto dettagliata. Buonasera, buonasera a lei, signor Macella Joe. E buonasera anche al buon Feder Fili. E quindi, devo scalcare per forza, sempre in mezzo alle palle sono. Weyla... ah, si è abbassato. Cosa hai trovato? Lì. Coprici le spalle. Certo. Dove sono gli altri? Volevano fare un altro giro. Controlliamo se c'è altro. Va bene. Da un'occhiata laggiù. Io controllo questa zona. Sto andando di qua. Guarda là sotto. Ah, ma sono tre. Veloce! Merda! Pagherai per questo! Ah!
di puttana. Com'è che con un colpo di revolver in testa non muori? Ah, non era il revolver. Vabbè, comunque doveva morire. Ce l'abbiamo fatta. Non male, veterano. Stai giù. Oh, ragazzini. Avanti. Ragazzi, siamo un po' di... sul camion. Di silenzio, siamo un po' quieti. Che cazzo. Ma correva veramente con un po' sto tizio. Boom headshot. Boom headshot. Però quello non è morto. Come cazzo? Oh, ancora non è morto veramente. Fanculo. No vabbè. Dai, comunque l'idea dei nemici mi fa sentire a disagio. No, ma è vero, cioè fa paura ancora oggi dal punto di vista grafico, cioè a pensare che ha 7 anni, però l'intelligenza dei nemici è scandalosa, ma anche dei compagni, non solo dei nemici, cioè veramente scandalosa. Da questa parte? Da questa sicuro? Parte. Sono così vicini. Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. E dove l'hai presa? Ne ho ammazzato uno. Tutti di qua. Arrivo, arrivo. Fatemi guardare un secondo. Quanti anni? Io? 14. E tu invece? Lo stesso. Hai 14 anni, eh? Quasi. Certo. Davvero? Non c'è un cazzo. Uncharted com'è da questo punto di vista? Ma guarda, il 4, che comunque è uscito 3 anni dopo questo, è un po' eccoci. Meglio. Cioè non è intelligenza artificiale tipo Gesù Cristo. Nel senso, ne ho viste di migliori intelligenza artificiale in questa generazione. Però sicuramente è migliore rispetto a questa, eh. E anche dei compagni tuoi. Però sì, neanche lì fa più. Benvenuti nel mio ufficio. Vi darò il miracolo. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni, dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, ne un altro. Guarda, sono bravo. Aspetta! Ai! Oh. Ferita da mirtillo, eh? Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Lei non sembra molto preoccupata. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo a loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquillo. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte.
Allora faremo meglio a riposare. Ciao Amvrast, ciao El Tuku. Bella lì. Dice che è ora di andare. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene, bene. Ok, pronti? Sì. Ok. Bene, stiamo vicini, ok? Rick conferma Alien Isolation. Sì, Alien Isolation... Ci ha provato? Io non l'ho giocato, ma... Rassicurante. Dicono che l'intelligenza artificiale dell'Alien tu sia veramente bella. Veramente fuori dagli schemi. Sì, ma... Secondo me quello lì è passato un po' sotto traccia. Probabilmente ha pagato il fatto di essere comunque un tie-in. Che vengono sempre etichettati un po' come... trovate commerciali, un po' snobbate sia dalla critica che dal pubblico, anche se in realtà la critica su Alien Isolation è stata molto positiva, però obiettivamente poi tutti questi tie-in generalmente il pubblico li skippa un po' quasi in automatico, li snobba. È uscito nel 2015 nel periodo di Bloodborne, certo questo non l'ha aiutato. Anche se sono giochi totalmente diversi. Proprio okay. Totalmente. Questa parte me la ricordo. Senza fare troppo rumore. Questa parte me la ricordo. Ti seguo. E mi ricordo che non è neanche proprio come facile. Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto, ma nessun segno dei turisti. Credi siano ancora in città? Okay. Presi, ok, andiamo. Ma sparano a noi? No, non credo, sparano. Sparano ai cosi, ai clicker, agli zombie. Hanno sentito qualcosa. Aiaiai. Raccogli tutto tu. Fra poco trovi il bar. È da solo sto tizio. Se è da solo muore male. Perfetto. Allora io mi ricordo. Hai sentito? Un clicker? Sì, lo sento, ma non vedo niente. Io mi ricordo che la parte difficile è superare questa. Aspetta, questo tizio. Eccolo laggiù. Eccolo laggiù. Ah, là sotto, proprio stanco il clicker. Peccato! Hai visto che roba? Non male. Si diverto. Vedi loro. Joel, c'è un tizio. Lo vedo. C'è un tizio? Non ho capito che cazzo ha detto. Non ci posso salire alle spalle. No. Evidentemente no. Cosa per nasconderti? Oh cazzo, non pensavo che arrivassero tutti. Addirittura come ci andate? Ma siete tardi. Dove vai tu stronzo? Dove vai?
fuoco! Non ho più niente. Eccola che arriva! Ecco che arriva, che cosa, pezzo di stronzo. Cioè, un colpo hanno messo a segno, un colpo! E mi ha sciottato! Ma che vuol dire? Ma scusate una cosa, io il tizio lì non lo posso uccidere, il tizio alla torcia, senza che mi becchino e succeda un casino. Che se è così lo ammazzo prima. Cioè, se è così lo ammazzo subito. Come va? Cerco di restare al caldo. Come va la fuori? Ok, andiamo. Cerco di far venire di nuovo l'altro tizio come poco fa. Che non sarebbe affatto male, ma mi sa che non viene. Ehi, hai sentito? Un clicker. Sì, lo sento, ma non vedo niente. C'è di nuovo la scenetta col clicker. Hai visto che roba? Insomma. Prova qualcosa per la... Non bene, non bene. Proviamolo, deve essere vicino. Vediamo la... Tu, vada in strada. Porca... Vabbè, non dico facile, scontatissimo. Invece no. Cioè, poco fa me l'ero fatta perfetta. Ciao Lillo Grande. Poco fa me l'ero fatta perfetta, minchia, no. M'hanno incocciato, cioè m'hanno un colpo m'hanno dato e sono morto. Ora che invece ho fatta veramente a cazzo, l'ho superato, va bene. Harry, dammi una mano. Ok, pronto. E ora? One Piece Go! Chinese restaurant. No. Oh! C'entra. Bravo! Davanti, andiamo! Fatto un favore. E andiamo. Gli occhi aperti, non è ancora finita. Devo cercare la scala da qualche parte per ora. Ah, la scala è lì, devo sollevare qualcuno. Ok, controlla. A posto, Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Arrivano, arrivano. Sbrigatevi. Merda. Forza, forza. L'hanno bloccato. Lì. Vai. Giustamente chi è lo stronzo che rimane da solo inculato qua sotto? Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Ma fanculo, Harry! Grande Harry. Grande Harry. Lei si chiama grande. Aia, veloce Ellie!
Guarda, sto stronzino spara, non è buffire. Mi perdo da sparare. Madonna, che emozione. Sono una palla, niente. Va male. Aia. Colpi di mattone in faccia proprio. Cioè, dà una soddisfazione picchiare la gente in The Last of Us. Incredibile. Ah, sono morti. Sì. Ottimo. Stiamo bene. Oh merda, Joel, mi hai visto? Non montarti la testa e colpisci la loro. E il rapporto fra i due sta progredendo, evidentemente. Vedi il bar? Ah, dicevi questo bar. Ho capito, ho capito. Ma succede qualcosa di memorabile in questo bar che io non mi ricordo? O ti è rimasto impresso per un motivo a caso? Guardalo bene. Cosa devo vedere, Rick? Mi ricordo un po' Starbucks. Cosa dovrei vedere, Rick? Ah, Uncharted? Uncharted quale Uncharted? Aspetta. È uguale a quello di Uncharted? Sì, ok, ma quale Uncharted? Passiamoci sotto. Non lo so, Rick, mi sembra falso. Corri! Scappa, Harry! Corre, corre. Madonna che mira. Madonna che mira il tizio. Più scarso di Jacopo su Call of Duty. Cazzo. Quanti colpi hai ancora? Ci ucciderà. Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo. No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuta a salire e corri di là. Merda. Dio. Mi terrai a galla. Allì. Non abbiamo tempo. Allì. Andiamo. Dai, il Dino, ma adesso si è disiscritto. Aia. Guarda, Rick, che ti stai riuscendo a litigare con Yao. Ma sei veramente terribile. Harry, è sveglio. Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che mi ha visto. Avete tirato un su un bel po' d'acqua. Ma che cazzo fai? Ehi, no, Harry. Tutto okay. Stai indietro, tu. Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No, era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro! Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. Ti ho frainteso, Rick. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Un po' una paraculata comunque. Ehi, questa cosa che ci ho salvati dall'acqua. C'è sempre un pezzo di merda è stato, ecco.
Sì. Troviamo quella torre radio. Ah, minchia, ne abbiamo fatta di strada da Pittsburgh. Chissà se il profilo, non mi viene la parola, comunque avete capito, no? Il panorama di lo skyline di Pittsburgh è effettivamente fedele a quello reale. Dai, non corricchiare. Magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Ah, da lì si continua. Che cos'è questo? Un granchio enorme. Un granchio gigante. Aspetta, no, ma si continua da qua o si continua da là? Tieni gli occhi aperti. Ci avevo già pensato. Non era una situazione semplice. Ho capito, però... boh. Non è stato carino da parte sua, ecco. Ah, qualcosa mi dice che in questa barca troverò qualcosa di opzionale abbastanza utile. Cosa? Biglietto barca. Vediamo che dice il biglietto barca. Beh, pare che abbia evitato il caos e la follia per un tempo fin troppo lungo. Il mio tempo in mare sta giungendo alla fine. Ho pochi rifornimenti e questa barca ha visto giorni migliori. E sapete una cosa? Prima o poi doveva succedere. Immagino sia ora di scoprire cosa resta dell'umanità. Tanto cosa può andare storto? Se trovate il mio scheletro, fatemi un favore. Non camminatemi sul teschio, grazie. Ishi. Cosa può andare storto? Giustamente. Sicuramente qua sotto ci sarà il suo teschio. Oh, una cosina delle luci. Vabbè. Non è che era quella di Ish. Piastrina delle luci, l'ultima che abbiamo preso. No, Josh Scheffler. Ah, non c'è un cazzo, tutto qua. Ma davvero? C'era qualcosina qui. Cioè, un cazzo, alla fine dico c'era il bigliettino del tizio. Proprio nello speciale che ho scritto oggi, dicevo che una delle cose che faceva meglio della Last of Us era anche questa, di raccontarti delle storie secondarie con dei bigliettini e comunque farti affezionare a dei personaggi inesistenti. Però, cioè, ma quest'area ehi, è un po' grande. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a vedere. Un po' grande e inutile. Cioè, nel senso, non è che ci sono scontri. Cioè, è proprio da esplorare così liberamente. Strano. Comunque strano. Ok, qui non c'è un cazzo. Ma dai, perché corricchi? Datti una mossa. Voglio esplorare tutto. Ah, quantomeno comunque la live sta rispettando il titolo Fuga da Pittsburgh. Da Pittsburgh quantomeno siamo scappati. Finalmente, già era un po' troppo che eravamo lì. Cosa c'è invece qui? Allora, qui c'è un bastone. Ok. Che male non fa. Non si può andare di qua. Non si può andare di qua. Per un secondo ho pensato gli avresti sparato. Già, ci è mancato poco. Sono a posto. Credo sia una buona cosa averli nei paraggi. Lo penso anch'io. Ellie, che comunque è sorprendentemente matura per una ragazzina di 14 anni. E devo dirvi la verità, proprio adesso mi è venuto in mente un po' il confronto con la Ellie dello State of Play di ieri di The Last of Us 2. Ed effettivamente fa un po' strano pensare, vedere questa Ellie e pensarla poi in quella veste lì, intanto più adulta, ma poi anche molto più sanguinaria. Scommetto che arriva fin dall'altra parte. Dai, dammi una mano con okay, questa. Ok, insieme, forza. Questa cosa dovrà pesare tipo 400 kg. Come cazzo fanno a sollevarlo? Ok, andiamo. Dai, entrata.
fuori le torce. Sam, resta. Qualcuno sta imparando finalmente. Certo, le ambientazioni sono fatte veramente bene, cazzo. Sono passati 7 anni. Porca puttana, 7 anni. Sono tanti, 7 anni. Questo gioco è uscito su PS3, è passata una generazione. Fa veramente impressione se non ci pensi a quanto era avanti. Certo, con le foglioline che si muovono in questo modo un po'. Vabbè, soprassediamo. Qui c'è roba. Sembra quasi che il level design si stia un po' aprendo tutto insieme. E lì forse ci si arriva da un'altra parte. Ah, esatto. Se riesci a capire la striscia dentro e sblocco la porta. Esatto. Ci sono... Oh, che altro, che bello. Queste sono le classiche meccaniche di cooperazione che servono a dare un po' un significato al compagno non giocante, una cosa che comunque è già vista in tanti altri giochi. Poi vabbè, qui diventa anche un po' più importante anche nella costruzione del rapporto tra i due protagonisti della storia. Però comunque niente di chissà quanto nuovo. Sta parte delle fogne è infame. Io non me la ricordo questa parte. Mi ricordavo la parte prima, lì alla fine di Pittsburgh, con Nero e suo fratello, dovevamo superare il cancello. Ma questa parte delle fogne non me la ricordo. Però qui c'è un banco da lavoro con un biglietto. Biglietto fogne. Sono stato via per qualche mese e il mondo ha fatto in fretta ad andare a puttane. Ovunque ti giri ci sono infetti e non che cercano di ucciderti. L'umanità non è più in cima alla catena alimentare. Mi sorprende di essere ancora in vita dopo tutto questo tempo. Queste fogne sembrano abbastanza sicure. Il numero limitato di entrate e uscite ti rende più facile da difendere, e se qualcuno riuscisse a entrare puoi sempre seminarlo nel labirinto. Non sarò forte ma sono veloce, forse devo solo prendere tempo qua sotto mentre le cose di sopra si sistemano. Penso che per un po' diventerò un uomo talpa delle fogne. Auguratemi buona fortuna. Non penso che sia... Ah, non era un banco da lavoro comunque. Non penso che sia finita tanto bene a questo tizio. Di là non si continua. Questa parte delle fogne è infame. Quindi mi devo preoccupare, mi stai dicendo, Rick. Rick, comunque quel tizio mi ha detto che ti ha scritto. Controlla se ti trovi un messaggio magari in qualche chat indesiderata. Però dovrebbe averti scritto. Possiamo uscire da qui. E allora sicuramente c'è il problema che Ellie non sa nuotare e devo... Non c'è modo di arrivare. Già fatto tutto, perfetto. Poi mi aggiorni, poi mi raccomando. Non so nuotare. Allora siamo in due. Perfetto. Che pensi mi? Ok, Joel. Come attraversiamo? Ehi, forse ci porterà da qualche parte. Non ci arrivo. Ehi, questa affare è su una specie di binario. Forse possiamo usarla in qualche modo. Guardate. Una bella nuotata nella merda. C'hai ragione, cioè. Harry, fai una prova. Ok. Harry Potter. Ci rivediamo. Vado a vedere. Joel, ma perché cazzo con Ricky? L'odio che si fa la corsa di jogging così. Perfetto! Proprio quello che speravo di trovare. Ah, andiamo a recuperare i 3 porcellini. E diamoci una mossa. Che ci aspetta una fase in cui probabilmente morirò più di una volta. Oh,
Ah, ma forse quella zona era opzionale. Dai, andiamo lì. Sali. No, ecco fatto. Astuto. Rick, hai idea se quella parte era opzionale con i clicker che si sentivano? Ok, vediamo se il generatore è ancora. Tentar non nuoce. Perfetto. Non ti ricordi? Grande! Penso già, ma non portare sfiga. E io? Sono rimasto qua? Ah no, mi tirate su. Voglio sperare. Grazie, secondo me sai che era veramente opzionale. E se lo era, penso proprio che resterà lì. Roba, munizioni, bello. Bello, attrezzi livello 3 acquisiti. Ci sarà gente qui. Forse. Dobbiamo davvero entrare lì. Non abbiamo scelta. Sì, ma vi levate un po' dal cazzo. Oh. Ai. Da quella sonora. Una che? È una specie di allarme. Io non sento niente. Qualcuno viveva qui. Ma non più, a quanto pare. Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Regole della casa. Importante, per favore, leggere. Assicuratevi che le porte siano chiuse. Chiudete la password se non conoscete il visitatore. Non leggo, no shooting. Quindi non sparate e non fate rumori. Non fate giochi rumorosi. Run to hiding spot when you hear the alarm. Quindi scappate verso i nascondigli quando sentite l'allarme. Ottimo. Quindi erano più di uno, dato che avevano delle regole della casa. Una nuova arma. Questo sembra shorty, tipo un canne mezzo, appunto. Anche se boh, è strano. Bombe potenziate. Rilassati. Cosa ho preso? Ah, ho preso un pallone da calcio. Esatto. Gol, c'è la porta. Oh. Harry, hai visto? Senza far rumore, ok? Si divertono, giustamente, hanno sì. 14 Scusa. Anni. Cosa c'è qui? Niente che possa prendere. Ma io faccio della roba, va. Così magari posso raccogliere anche un altro po' di materiali. Ok, non si va di qua, evidentemente. Via dalle balle. E infatti un po' di materiali si possono prendere adesso. Quello è comunque al massimo. Vabbè, sti cazzi, dai, andiamo. Sentito. Belli gli scarafaggi, che belli questi sono. Ah, è una pistola. Taglimi questa cosa di dosso. Beh, ora sappiamo che è successo a questa gente. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri.
Lo so, è improbabile. E di qua? Simpatico. Un simpatico amico. Un altro simpatico amico, forse una. Non lo so. Ho munizioni per questo coso. E una lettera, un biglietto, raccogli pioggia. Ehi Susan, volevo solo dirti che questi raccogli pioggia sono una grande idea, un modo intelligentissimo di raccogliere acqua senza doversi spostare. Spero non ti dispiaccia, ma ho dato ai ragazzi un paio di pistola d'acqua, perciò ovviamente tutto il giorno sono zuppo. Se non vuoi che le abbiano, dimmelo e me le farò restituire. Ci vediamo stasera a cena. Ti avverto però, Kyle farà di nuovo il suo polpettone speciale, Ish. Quindi il buon Ish, per un po' ha avuto anche una vita normale qua sotto nelle fogne. Proseguiamo. Lì ci sono altre cose scritte. Regole generali. Questa è una zona sicura. La cooperazione è molto importante. Toglietevi la giacca o il, comunque il vostro indumento da esterno. Nessun oggetto personale appuntito o affilato è consentito. Ah, c'erano proprio una sorta di accampamento, una cosa di questo tipo. Qui c'è una porta che si apre col coltello. Ah no, non si apre col coltello. Quanti simpatici amici. E c'è un altro biglietto. Biglietto? Cos'è che era? Siamo in trappola, credo gli altri siano tutti morti. Alcuni dei piccoli sono con me. Ci sono degli infetti che picchiano sulla porta. Non so per quanto a lungo resisteremo. Se esce e gli altri sono vivi, forse riusciranno a raggiungerci. Se si arriverà a quel punto, farò in modo che sia una cosa veloce. Direi che non hanno fatto una buona fine. Anche a giudicare, insomma. Lì sotto ci sono dei bambini, eh. Ci sono dei bambini. Si vede anche un braccetto scheletrico di bambino. Insomma, non è una cosa proprio. Infatti ci sono anche i giocattoli, i disegni. Non è una cosa proprio simpatica e piacevole. No, meglio il mio. Ok, sta stanza era opzionale e fondamentalmente serviva a farci trovare un bigliettino che aggiungeva qualcosa di secondario, cioè una storia secondaria che stiamo vivendo anche a livello proprio visivo, cioè il gioco ci sta raccontando la storia di questi tizi, un po' con i biglietti ma un po' anche con quello che vediamo. E funziona, cioè funziona davvero, è fatto bene, è curato nei dettagli, la storia si riesce a seguire la storia di queste persone, si riesce anche a empatizzare. Ehi, forse da lì si esce. Forse, ma non potrei spingerti lassù. Magari c'è un'altra strada. Sam, torna indietro! Sam! Sì. Attenzione. Tutto ok. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. C'è stato uno scambio. Che situazione? Sì, lo so, come ogni volta. Aia. Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Henry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Madonna, qua 5 clicker. Non buono, non buono per niente. 5 clicker alle calcagna. Se ce li mettono a noi 5 clicker alle calcagna. Sì, lo sono, so. Tosti. Ok, ragazzo. Cerchiamo ragazzo. Di trovare una via d'uscita da qui. D'accordo? Ah, ah. Anche qui ci sono dei clicker. Ah, ma mi hanno proprio visto. E io non ti attiro così. Non te ne frega proprio niente. Oh sì, ho appena fregato qualcosa. Ah, no, non viene fregato proprio niente.
Bellissimo che muoiono con una molotov. Facciamone altre molotov. Ma perché corrono in giro? Perché lo sanno che sono qua? Ma se lo sapete, cazzo, venite da me. Aspetta, ma vi sto odiando. Fanculo, bastardi. Aiutami, stronzo, aiutami. Sono. Fanculo. Lo ricarichi sto merda di cosa. Un quarto d'ora per ricaricare sto coso. Solo non è stato particolarmente utile. Ah, benissimo. Un culo. Dov'è? Ancora. Oh, bastardo, ma eri lì. Un attuato, quindi. Figlio di puttana. Sono un coglione. Oh, sono finiti. Dobbiamo andare avanti. Alleluia. Tu stai bene? Sì. Questa era proprio una fase che non ti dava scelta. Cioè, dovevi per forza ammazzarli tutti. Andiamo di trovare un po' di roba. Immagino ci sarà un po' di roba in giro. Fabbrichiamo anche un po' di roba. Oh, non posso fabbricare nulla a parte il fumogeno, che sinceramente poco fa si è rivelato del tutto inutile, quindi insomma. Fanculo il fumogeno. Ora probabilmente la posso fare una nuova. Chissà se si continua di qua o di là. No, ma secondo me si continua di là. Qui è una sorta di asilo. Guarda questo. No, si continua di qua invece. Sembra un'aula. Un'aula, sì, infatti. Perché non l'hanno protetta? Ah, il disegno su questa lavagna è ripetuto. Di certo non meritavano tutto questo. Via questo fucile con un colpo solo. Non mi serve a nulla. Ok, qui c'è solo una stanza. Un altro simpatico amico. Colpi. Dovevano essere in tanti. Chi viveva qui, intendo. Sembra di sì. Ok, proseguiamo, si prosegue di là, dall'aula. Scusate, stavo
Apriamo un attimo il computer. Ecco fatto. Grazie. Bel lavoro, ragazzo. Ragazzo. Ragazzo sa tanto poi di Kratos del God of War. Chi sia Eli? Eccoli. Andiamo. Joel, sono loro. Eccoli. Sam! Grazie al cielo. Continuiamo a correre. Quella porta, raggiù. Sam, corri. Ellie, allontanati dalla porta! Forse ci spingiamo insieme! Smuoviti! Ovviamente ora sfondiamo insieme. È strisciato di là! Cosa ha fatto? Sam, che cavolo fai? Ci tira fuori! E tu che cavolo fai? Fermo come un idiota! Su, vai! Andiamo di sopra! Forza! Ok, insomma, qui ci sarà uno scontro, immagino, decisamente ci sarà uno scontro. Merda, è bloccata! Fammi scaletta, posso uscire da quella finestra. Aprila dall'altro lato. Dai, io sono pronto. Fai in fretta. Mandatemi tutto quello che avete. Non devi restare qui. E tu? Starò bene. Forza, vai. Dai, ci sbrighiamo. Lo so che arrivate, stronzi. Pronti? Ci siamo. Perfetto. Perfetto. Ricarico lo sto capire. Che muoversi. Forza, andiamo. E dai, sbrigati. Guardalo che stronzo. Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. E dov'è questa torre? Infected inside. Attenzione, infetti all'interno non aprite. Forza, andiamo. Ehi. Come stai, piccoletto? Ci è mancato poco, eh? Già, è stato uno dei nostri momenti migliori. Siamo usciti. Già. Invece ho un ricordo vago di questa parte in generale. Ehi, guarda là! Già, che ti avevo detto, eh? Troviamo il modo di arrivarci. Però molto vago. Tu come te la stai cavando? Normale è un'istruzione. Ecco, qui si può esplorare. Ha fatto fuori un paio di infetti tutta la sera. Bravo. Qui possiamo esplorare un po' di case. Ed è quello che nel mio speciale... È stato molto emozionante. Nel mio speciale, sì. Non male come parte. Sì, no, ricordo anch'io che è una bella come parte. Siete finiti insieme? Oh, io. Una mia amica, Marlene,
Gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo, no? Sì, beh, ora lo comando a bacchetta. Vero, Joel? Verissimo, assolutamente. No, stavo proprio dicendo, e con la scusa vi mando anche in chat, se qualcuno di voi volesse dargli un'occhiata, ho scritto proprio oggi un approfondimento riguardo lo state of play di ieri. Vi metto il link in chat. Proprio in questo speciale dicevo che in questo The Last of Us, primo capitolo, praticamente tutto era servito alla narrazione, o quasi. Anche il level design. E questo è proprio uno di quegli esempi in cui, cioè, ci troviamo in un'area più ampia da esplorare, che adesso non voglio dire cazzate, magari poi non è così, però che dovrebbe essere tutta vuota, sostanzialmente, di nemici, comunque di gameplay puro, ma tutta da esplorare per scoprire una narrazione silenziosa anche che riguarda proprio il visitare le case abbandonate di chi viveva qui, ritrovare magari qualche bigliettino che ci dice qualcosa in più su di loro, cioè proprio anche il level design a corredo del gameplay e a corredo della narrazione diventa poi parte integrante della narrazione. Mentre nel secondo, insomma, poi quello che sostengo nello speciale, l'impressione è che il secondo sia anche molto più ludico, nel senso che poi il level design sia sfruttato anche da un punto di vista puramente di gioco, nel senso che offre... Ecco un biglietto a proposito. Biglietto saccheggi. Altra notte, altra sparatoria. Ho visto i lampi degli spari dalle finestre dei Carson. Ho passato l'intera nottata in una stanza con tutta la famiglia. Dubito che qualcuno sia riuscito a dormire. È solo questione di tempo prima che gli sciacalli cerchino di fare irruzione in casa nostra. Dobbiamo uscire da qui. Quel tizio magro ci ha avvicinato ancora, ha scambiato altri suoi proiettili con un po' del nostro cibo, ci ha offerto di unirci a lui nel suo nascondiglio. Dice che è sicuro e soprattutto nascosto. L'ha descritto come facile da difendere. Ha detto che l'unica ragione per cui si fida di me è perché ho dei bambini. Probabilmente il tizio magro era Ish. Beh, non si è rivelata una grande idea. Sono andati alle fogne anche loro, evidentemente. Magari questo era Kyle che abbiamo trovato in un altro bigliettino. Vedete, comunque c'è proprio questa cosa di seguire un po' il racconto di vari personaggi attraverso anche più biglietti, attraverso l'ambientazione, attraverso varie cose. Kyle, se vi ricordate, l'abbiamo trovato morto con i bambini chiuso in una stanza lì delle fogne. Qui c'è anche una bandierina americana. E qui, esatto, ricordo questa strada che si scende, ci sono varie case ai lati da esplorare. Quello che dico lì nello speciale, appunto, è che nel 2 sembra che il level design sia utilizzato di più per un aspetto puramente giocoso. Io sparo a vista. Cioè scelte da... Sembra tutta gente ospitale. Da fare. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Si barricavano tutti in casa. Come le provviste hanno cominciato a scarseggiare. È in casi come questi che esce la vera natura delle persone. Insomma, The Last of Us 2 sembra essere molto più aperto anche nell'approccio tra lo stealth, l'azione, anche più realistico. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Tu dici... Ah, qui c'è un banco da lavoro stavolta per davvero. Bene. Canna lunga, dai. Mettiamo, sì, decisamente utile. Questo lo sto utilizzando, effettivamente si sta rivelando utile. Aumentiamo la capacità del caricatore, che non è affatto male. La diffusione e la velocità di fuoco. Assolutamente. La diffusione la posso aumentare ancora, sì. Ok, poi mi sa che non rimane nulla da fare. No, perché non ho più ingranaggi. Va bene così. Ho speso molto su di te. Ti ho portato a 3 colpi, non pensavo di più. Certo, 3 colpi sono un po' pochini. Però non mi deludere, mi raccomando. Pistola shotgun, non lo so come chiamarla. Una TV a tubo catodico, che già nel 2013 era una cosa un po' vecchiotta, eh.
Ah, passando di qui evitiamo i cani feroci. Non so se i cani feroci effettivamente ci attaccano. Anche questo computer nel 2013 era già vecchiotto. Un altro biglietto. Biglietto del padre. Cara, in mia assenza sei tu l'adulta di casa. Ora tocca a te badare a tuo fratello, occupati di lui. Sarò via solo qualche giorno per raccogliere cibo e rifornimenti. Se per qualche ragione non fossi ancora tornato dopo una settimana, prendi tuo fratello e dirigiti verso la zona di quarantena di Pittsburgh. Non aprite la porta a nessuno tranne me. Conserva i proiettili. Se foste costretti ad andarvene, tenete un basso profilo e muovetevi rapidamente. Approfittate del fatto di essere piccoli. Questa è tutta gente che non ha fatto per niente una bella fine. Proprio per niente. Anche perché Pittsburgh l'abbiamo visitata, abbiamo visto che la zona di quarantena non esiste più. Ormai è tutto in mano ai predoni. Quindi, insomma, non è andata bene sicuramente. Però lì c'è un'altra casa. Vabbè, sicuramente si può entrare anche da dietro, quindi entrerò da lì. Ah, c'era qualcosa? Beh, ho visto male, mi sa. Qui c'è per caso un dialogo da fare? No. Allora andiamo, usciamo di là. Non c'è nulla, no? Questo sottofondo musicale di Santa Olalla comunque è qualcosa ogni volta di azzeccatissimo, proprio accompagna in un modo impeccabile, perfetto veramente. Santa Olalla che, come dicevo in uno dei primi episodi, di recente lo potreste aver sentito in Narcos Mexico, per cui ha curato la colonna sonora. Qui c'è un altro biglietto con questi poster, li abbiamo già incontrati, questi gruppi falsi, diciamo sopravvissuti. Una porta aperta, non è servito altro. Uno di noi ha dimenticato di chiudere una porta e un'orda di quei mostri ha invaso il nostro accampamento. Li abbiamo chiusi dentro e scritto un avviso all'esterno. Susan e un paio di ragazzi sono con me. Per quanto ne so, siamo gli unici sopravvissuti. Ho dovuto trattenere Susan perché non tornasse là dentro a cercare i corpi. È troppo pericoloso. Ha perso i suoi figli e io non ho idea di cosa dirle. Ogni parte di me vuole soltanto arrendersi. Sarebbe facile arrendersi a questo mondo. Ma non posso farlo. Ho troppa fiducia nell'umanità. Ho visto che siamo ancora capaci di fare del bene. Possiamo farcela, devo essere forte per lei. Quindi in sostanza continuiamo a seguire la storia di questi qui che si erano rifugiati nelle fogne e che per un errore sono dovuti fuggire, lasciando appunto il buon Kyle con i bambini lì dentro. Probabilmente Kyle era il marito. Ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Questo è il numero. Numero 2, particella messaggera. Vabbè, non mi va di leggerlo onestamente. Noi siamo entrati da qui, no, siamo entrati da giù, quindi qui ancora non siamo stati. Posso produrre altro? Sì. Qui c'è una cassaforte. Ecco, già questo computer sa un po' più di 2013. Scatola di fiammiferi 8, 21, 36. Questa è la combinazione della 8, 21, 36. La combinazione della cassaforte, immagino. Vediamo se posso interagire con la cassaforte adesso. Sì, bellissima questa cosa. Ah, l'ha aperta così per magia. Ottimo, però figo che lo devi trovare, comunque lo devi capire, per quanto banale sia. Ma ancora qua stai. Ma tu entri solo per dire cagate. Dicevo, per quanto semplice sia, intuitivo, cioè trovi una combinazione, hai appena visto una cassaforte, in teoria dovresti collegare, ma comunque è qualcosa, cioè è qualcosa di implicito ed è qualcosa anche di bello che non te lo dica in faccia, tipo come fanno tanti altri giochi effettivamente, cioè tipo guarda, hai trovato la combinazione per la cassaforte. Ehi Sam, attento. No, il cecchino non l'ho ammazzato, non spoilerare.
Ah, ma qua ci sono i cagnacci. Sono fuggiti. E Joel è già morto. Ah, Claudio. Oh, un simbolo delle luci. Qui. Già, così sembra. Come faremo a trovarle? Conosco un tizio. Un tizio. Il è mio fratello. Ah, ecco. Faceva parte delle luci. Ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Ci stai? Mi sembra un buon piano, amico. E dai, smuoviti. Devi stare qua piantato a fissare il graffito. Andiamo. No, comunque il contributo di Claudio alle live è sempre graditissimo. Oh signore, Ellie, fammi passare. Mannaggia a te. Ecco il cecchino. Cecchino del cazzo. Hai visto da dove parte? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro e vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi, attenzione. Aia. Non andava fatto di là il giro. Stiamo flancando il cecchino, come si dice in gergo eSport. Beh, io non servirà a nulla, però. Mi calo nella parte. Facciamo un po' di roleplay. Ai! Ma buttana. Dove credi di andare? Vedo ancora i vostri culi. Minchia, ma è un figlio di puttana. Mi attaccano i cani. Quanti colpi ci voglio? Ma così tanti sono. Prendetelo, ragazzi! E basta. Ah, bello sto fucile che spara in questo modo. Beh, non so se vedete, c'è il fucile puntato in avanti ma spara a me. Prendetelo, ragazzi.
prendete, ragazzi! Torna nel buco! Ce l'ho anche a destra. Guarda dove non scavalca. Vai a farti fottere, bastardo. Bel colpo. Oh, ma sono proprio corto di medikit. Perfetto, direi. No, 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 no. Dove stai, stronzo? Nell'edificio bruciato. Ti ho visto. Bastardo. Allora, se lui mi prende, sono morto. Beh, dove volevi andare? Parte la cutscene. No, non parte. Dove stai, stronzo? Sta su. Non c'è nulla. Aia. Figlia di puttana! Anche tu, Joel, c'entri così come uno stronzo. Aia. Con che violenza. Bello. I colpi sono infiniti qui, vero? Cazzo, ho sbagliato. Boom, headshot! Forza, ragazzi. Forza, Joel. Dove sono? Ah, ne ho visto uno là. Proprio nello stomaco, io spostato il stomaco. Mario headshot. Adesso ho fatto un volo all'indietro meraviglioso. È soddisfacente da morire questa parte del cecchino. Il camioncino simpatico è arrivato. E mo? No, 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 no. Coraggio, Gabri. Pensavi di Che infatti secondo me fa prima di uscire dalla stossa 2 e poi finire sta run. Ma in realtà la mia run è calcolata per finire esattamente prima di dalla stossa. Non so se avete notato che c'è un corpo legato sul davanti della macchina. E ho capito, quindi. Oho, oho. Esci la testolina. Ah, bastardo. E loro dove sono andati? Ah, là dietro.
pensavo si potesse fare game over. Ah, per fortuna si ricomincia da poco prima, dai. Dai, stavolta appena esci, muori. Cazzo! Oh, è stata tosta! Stai bene, Sam? Parlano col megafono. Grazie, Joel. Guarda qua. Ah, bene, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo muoverci. Bene. Sam! Harry! Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Ho preso il muro, fratello. Muoviamoci! Chi c'è? Chi arriva? Dai, simpatici amici. Corri, corri. Da dove arrivano? Ma non li ho presi, né quello di prima né questo. Vabbè. Meglio così. Perché non li vedo? No, cazzo. Ma che vuol dire? No, 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 no. Madonna, quanto bene! Madonna. Cielo. Come gli scarafaggi. Stai bene? Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok. Fatti lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Ed ecco la torre. Ma smettila, dai. No, sono serio. Abbiamo fatto un po' tardi. Il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? Siete degli spoileroni in chat. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Attenzione. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora, buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo. Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola.
E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina, che sono con le loro famiglie, come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Tieni, se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. C'è qualcosa che non va. C'è decisamente qualcosa che non va. Cavolo, è buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Non ho spoilerato nulla. Okay. Aveva un morso sulla gamba. Sam? Sam! Oh, che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Sam! Fanculo! Merda! Ellie! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Harry! Ellie, stai qui! Harry! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Sam. Ok, piano! È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry! Harry, no! Oh mio Dio! Questa è una delle scene più strazianti di tutto il gioco. Se non forse la peggiore in assoluto. È sicuramente anche una delle più strazianti... Ah, nel frattempo c'è il cambio di stagione. È anche una, secondo me, delle più strazianti in assoluto di tutta la storia dei videogiochi. Qualcosa di... sconvolgente, terribile. Nel frattempo siamo arrivati a Jackson County. Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Non è cambiato anche il vestiario. Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Non so cosa provo. Va bene. Dopo questa mazzata letterale, qui si conclude la live di stasera, che è andata un po' oltre l'oretta e mezza che ci eravamo prefissati, però va bene così. Claudio, è inutile che fai lo stronzo, sono oltre la metà, dai. Anzi, a quanto sono? Dimmelo tu a quanto sono, dai. Infatti ne valsa la pena, Jacopo, hai detto bene, perché questa scena, volevo proprio arrivare a questa scena, perché me la ricordavo, sapevo che era più o meno adesso. Veramente è qualcosa che... Ti colpisce, non ti può lasciare indifferente. Comunque, ragazzi, buona serata. Vi ricordo che domani c'è Streets of Rage 4 con Francesco. Sabato pomeriggio c'è Alan Wake con Rick.
Niente, vi auguro una buona serata, una buona notte e vi saluto. È stato bello avervi qui con noi. Ciao!